salutare. Nicolò, ci riproviamo. 200.000 euro. Devo farmi perdonare sempre. Ma no, vabbè, Vincenzo, adesso no, non ci pensiamo. Chiudiamo l'errore, Vincenzo, ma padre, a me. Adesso la cuffia, per favore, ci concentriamo e partiamo per un altro viaggio fra le parole da scegliere, come ogni sera. Giochiamo tutti insieme, voi da casa, noi qua in teatro. Nicolò, si comincia la prima coppia di parole. Neanche a farla apposta, coppia. Oppure matrimonio. Coppia. Ghigliottina. Ripartiamo da matrimonio. La possibilità adesso è fra pena e pane. Pane. Ghigliottina. Matrimonio, pena, vediamo quale potrebbe essere la terza parola. Istanza, infanzia. Istanza. Ghigliottina. Proviamoci ancora. Non ci avviliamo, matrimonio, pena, infanzia, la quarta, campo? Oppure scegli capo? Campo. Ghigliottina. L'ultima, riproviamoci. Potrebbe essere fede, oppure luce. Luce. Ghigliottina. Oh, lo vedi? Giochiamo per 12.500 euro e le parole ci sono costate molto, ma comunque siamo qui alla ghigliottina, sei il campione dell'eredità e le parole sono matrimonio, pena, infanzia, capo e luce. Hai un minuto, Nicolò, da adesso per trovare la parola vincente. Dai. Grazie Nicolò, puoi levarti la cuffia, abbiamo pensato, hai pensato, naturalmente hai scritto, consegnato, giochiamo per 12.500 euro, torna ad essere campione Nicolò, un ragazzo meraviglioso, lo chiama professore, ma insomma per noi anche amico, insomma ormai nella nostra famiglia, una dolcezza, una simpatia rara, giochiamo con Nicolò e le parole matrimonio, pena, infanzia, capo e luce. Vediamo. Io mi preparo, voi vi state preparando tutti in Italia, nel mondo, a quest'ora. C'è chi si scatena, scrive, pubblica, hai fatto gare, anche solo per la soddisfazione di giocare, di indovinare la prima dell'altro, dell'amico, del fratello, della mamma. E vi ringraziamo sempre per l'affetto e l'attenzione. Matrimonio, pena, infanzia, capo, luce, siete ancora in tempo qualche secondo per scrivere e poi io vi dico che Nicolò ha scritto abito. Non ce ne sono molte che mi soddisfano, e non mi è venuta l'illuminazione. Diciamo. Abito da matrimonio era la prima cosa a cui avevo pensato, sì. E un capo è un abito,
quindi un capo d'abbigliamento è un abito. Un abito dell'infanzia, quindi abiti che si regalano ai bambini, e in realtà mi fermo lì, dici, quell'abito fa pena, cambialo, però è un po' stretto, un po' tirato. L'abito fa pena. E poi ho pensato al punto luce, su alcuni abiti c'è un punto luce, però sarebbe più con punto che non con abito. Quindi un abito può dare una luce particolare a una persona, cioè, quello è vero. Come nel matrimonio. Quelle due sono abbastanza tirate, anche in infanzia. Allora, l'abito. Se tu me ne consigliassi o mi regalassi una sesta parola. No, ti posso dire una cosa, che quel capo lì ti riguarda molto, ma molto, ma molto. Moltissimissimo. Classe. Capo classe. Geografia. Un capo geografico, un punto, capo nord. Tutti i giorni lo incontri? Non lo so, tutti i giorni... Mi spii? Sai dove vado e quindi mi segui, sai che lo incontri. Vai a scuola, no? Sì. È proprio scuola, come classificata? Come collegio? Scuola media, sì. Una scuola media. E però è un, anche direttore? Non so, salendo di grado c'è il capo di tutto il complesso. Di tutto il complesso, e dice: beh, siamo un grande. Il cinema, sei giovanissimo, ma quel luce lì non è la luce questa, si accende e si spegne, del nostro meraviglioso Roberto che fa degli effetti di luce straordinari. È quella cosa là che è fondata nel 1924, archivio storico, storico di documentari e film. Stavo cercando di dirti, per te che certo, lavori a scuola, capo d'istituto. Il capo d'istituto nella scuola, il preside. L'istituto del matrimonio, poi l'abito dopo, ma intanto c'è certo. L'istituto del matrimonio in quanto retto da un insieme di principi. L'istituto d'infanzia, dove vanno i bambini. L'istituto d'infanzia, ahimè c'è anche l'istituto di pena, cioè il carcere. E allora tu hai scritto abito, in realtà non è l'abito per il matrimonio, ma l'istituto del matrimonio, l'istituto di pena, un istituto per l'infanzia, e poi il capo dell'istituto, il preside che salutiamo, e il meraviglioso mitico istituto luce, la parola è istituto. Da istituto andiamo a istituzione, il TG1 a quest'ora, TG1 ci riproviamo.